Siamo? Cominciamo? Eccoci, possiamo cominciare di nuovo. Buon pomeriggio a tutti. Questo è il panel del decennale dell'Associazione dei giornalisti della Scuola di Perugia, quindi è un panel molto importante per noi. L'Associazione appunto è nata 10 anni fa dall'intuizione in particolare di un collega, Vittorio Di Trapani, che è qui tra noi e che è attualmente anche il segretario del sindacato dei giornalisti della RAI. Fra l'altro l'Associazione è nata 10 anni dopo la fine del primo biennio, al quale abbiamo partecipato io e Gerardo Greco, che è qui seduto accanto a me. Chi non è iscritto, mi dicono, deve quantomeno lasciare la sedia. Può assistere, ma deve lasciare la sedia. Questa è la... Va bene. Va bene, cominciamo. Come dicevo, il tema per noi dell'Associazione è il tema ed è quello della formazione, un tema che però questa volta vogliamo declinare in un modo diverso dal solito. Non è la formazione di chi frequenta una scuola di giornalismo e di tutte le tematiche legate al diventare giornalista. Questa volta il tema è la formazione di chi è già giornalista e che ne ha bisogno, perché magari chi ha cominciato 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa è in un mondo diverso, e quindi così come ci si forma in altre professioni bisogna formarsi anche da giornalisti quando si è giornalisti. Questo tema lo abbiamo poi voluto legare a un tema che è attualissimo ed è quello della, siete qui accanto a me Sergio Rizzo, quello della casta, in tempi nei quali c'è sempre più fastidio verso l'establishment, quale esso sia, quello politico innanzitutto, ma anche quello economico. Anche i giornalisti spesso sono visti come una casta. Ecco, quello che noi ci chiederemo in questo oggi pomeriggio è: si può, attraverso la formazione, quindi attraverso un percorso certificato, attraverso il sapere che chi ci informa ha seguito un percorso e si sta ancora aggiornando, si può cercare di intervenire su questa concezione dell'essere giornalista, una concezione un po' più moderna, se vogliamo? Noi qui abbiamo adesso i nostri ospiti, io direi come tabella di marcia faremo un paio di giri di opinioni e poi vorrei alla fine prendere anche domande dal pubblico, perché mi sembra che sia sempre giusto avere un colloquio con il pubblico. Per doveri di ospitalità, la prima a parlare sarà Anne Morrison, che è la direttrice della BBC Academy. Visto che siamo in... volevo soltanto dirvi una cosa rapidissimamente, visto che siamo... che parleremo anche di casta, di privilegi e quant'altro, se voi andate su internet e cercate Anne Morrison, sul sito della BBC trovate questo foglio dove c'è scritto non soltanto il suo curriculum e quant'altro, ma c'è scritto anche il suo stipendio. E c'è scritto, e poi ci sono una serie di file dove sono elencate tutte le sue spese. Beh, è sul sito, se volete lo leggo, però questo è il suo salario ed è segnato qui con tutte le sue spese. Questo anche perché, visto che parleremo di casta, ci sono anche queste cose, insomma. Ecco, poi ci sarà accanto a me, c'è accanto a me Sergio Rizzo, lo presenteremo quando poi sarà il suo turno. Gerardo Greco a seguire, credo che lo abbiate visto tutti come conduttore di Agorà. Ecco, quindi la prima domanda è per Anne Morrison. Che cos'è la BBC Academy e i giornalisti della BBC, che sono la BBC, quasi una sigla proverbiale più che ora una testata di servizio pubblico, debbono fare formazione anche loro? La fanno nell'Academy? So I'm going to talk a little bit about the BBC Academy in response to Fausto's question. Thank you so much for pointing out my salary so that everyone can look at that. It does show the amount of scrutiny that the BBC is under and the fact that we have a very open and transparent regime these days, that pretty much everything is on the website and available for public scrutiny. The BBC Academy, which I'm the director of,
is the BBC's training organisation. So we have a College of Journalism, which is the thing I'm going to be mostly talking about today. We have a College of Production, of Technology and of Leadership. It's pretty much all the skills you need for broadcasting. And we are part and parcel of the BBC. In fact, we try to be as integrated with the BBC as possible. And the training that we conduct goes right from the day that you join the BBC until right to the top. And you receive BBC training every single year of your career because you keep developing the whole time, we hope, as you grow in the job, and maybe you take a zigzag career to different parts of the organisation. And I think we're fairly unique as well in that we share the training with the rest of the industry. So you can get open access to our websites if you're at school or college thinking of a career in journalism, if you're at a rival broadcaster, you know, if you're just an interested member of the public. It's all open, and our journalism training, a lot of it's online and a lot of it is there. We have mandatory training, so compulsory training, at different stages of your career as a journalist. So if you join us, even if you've done journalism at university, postgraduate journalism, you'll still go through our induction course, which is a week-long course in all of the BBC values. So really imbibing impartiality, accuracy, diversity of voice, fairness, all of the values which we hold really dear, and making sure that everybody has absorbed those. And also some of the more practical skills of storytelling and some of the craft skills. And then throughout your career, you might learn about data protection and law and some of the real practicalities. But also there are a lot of voluntary courses as well. Social media might be some of those. And you develop the whole way through. When you go into a leadership position, we have a compulsory course which is about editorial leadership. And again, that's about journalism, leading your team, you know, at a higher level. We do lots of training for our presenters and reporters as well. And we're lucky in that we've got 7,500 journalists in the BBC. So we're able to tap into their expertise in order to train other people. So the people training are journalists themselves. They're people with a very distinguished background. And obviously, since I launched the BBC Academy in 2009, the kinds of training we do in journalism has changed enormously because the world has changed so much since then. So the plethora of social media courses we do now, you know, verifying user-generated content, filing on your iPhone from the field, data journalism, all of these are things which have been developed over the last few years, and we have to keep on changing our journalism courses as the world changes. And I'm a great believer that training kind of has to anticipate the change rather than just try to catch up with it. We have to be the ones that see where the world is going and prepare our staff for it. And as I say, it's not just our staff. We can also convene the industry and bring together the industry for big debates, whether that's about the safety of journalists or social media or any of the issues affecting us. And I think that, you know, we can see ourselves, the way people are using BBC journalism has changed enormously. We've not, you know, they were still the most trusted source of journalism in the UK. 79% of the population come to us for their news every week. But they're increasingly coming to us on tablets and mobiles, even as opposed to television. We're seeing fewer people now use their computers to join us. It's very much become a mobile and social world. So we have to adapt to that. But actually, a lot of the values of the BBC remain the same, even if we are promoting our journalism on other platforms. A lot of the storytelling skills, a lot of the fundamentals don't change, even though a lot of other things do. And I think that's also something we need to understand. But we have a wider industry role. We engage with universities. We make sure that the people coming into the BBC are the kinds of graduates we think we're going to be able to use and are going to be able to join our staff.
And we rather welcome the world of citizen bloggers, digital journalists, you know, YouTube generation, because I think all of these things can coexist. Our reputation rests on the letters BBC, and people have to know that when the BBC is saying something, that it is going to be accurate and fair and impartial. We're not always going to get it right, but we have to learn from our mistakes. But our reputation is on the line with every single thing we put out. And I think it's that which makes the sort of the professionalism of the journalism, which we do, rather than any other qualification. It is the fact that the brand is behind it and that people trust that brand and go with it. And that's the most important thing, is the relationship between the BBC and its audience, and that sacred trust, which we have to make sure we maintain and grow. Beh, dopo questo mondo quasi ideale descritto da Anne Morrison, veramente un po' dobbiamo torniamo a noi. E volevo chiamare in causa subito Sergio, perché dunque La Casta è uscito nel 2007, se non sbaglio. Quante edizioni ha avuto? 29 edizioni. Quando si parla di Casta, appunto, sì, inizio, dicevamo, prima i politici, poi anche i gran commi e quant'altro, però in fondo anche i giornalisti alla fine sono visti come quelli di un'unica razza, oltretutto in una professione che, come stava anticipando anche Anne Morrison, cambia veramente di ora in ora, no? Di giorno in giorno, no? L'accesso diretto alle informazioni attraverso le nuove tecnologie chiaramente pone delle questioni importanti per il lavoro di intermediazione giornalistica. A ciò appunto si aggiunge questo generale sentimento anti-establishment, tant'è che Sergio spesso è stato chiamato in causa come l'apprendista stregone del Movimento 5 Stelle o quant'altro, insomma. Ecco, ti volevo chiedere quindi, i giornalisti sono percepiti come una casta e in che termini? I giornalisti sono percepiti forse come la peggiore delle caste, nel senso che c'è un sentimento diffuso da tanto tempo, che è venuto allo scoperto forse più recentemente, c'è un sentimento diffuso di antagonismo nei confronti della carta stampata. Non è un caso che l'Italia sia un paese nel quale con 62 o 61 milioni di abitanti si leggevano, forse, no? Perché adesso saranno molti di meno, ma parliamo di 5 milioni di copie. In Germania, che ha 82 milioni di abitanti, se ne leggevano 21 milioni, quindi già questo dà la misura della differenza abissale, profonda che c'è, no? Ma è percepita come una casta, perché in effetti lo era. Cioè, adesso è in grave crisi, no? Ma fino a poco tempo fa non si può negare che lo sia stata una casta. Basta vedere come erano i percorsi di accesso alla professione. I percorsi di accesso alla professione erano una cosa agghiacciante. Io ricordo, che so, addetti stampa di ministri che sono diventati, che entravano, come finiva l'esperienza di lavoro al governo, entravano alla RAI o in qualche giornale importante, no? L'Italia era un paese nel quale il giornalismo era una professione strettamente legata al potere, al punto che diciamo, non ricordo che quando noi uscimmo con quel libro lì, ci fu anche qualche collega che ironizzò, no? Sul fatto che qualcuno avesse osato scrivere un libro di quel tipo lì. Quasi come se gli stessi giornalisti facessero parte di quel mondo. In realtà in quel libro poi ci sono raccontate delle storie che fanno ben capire quanto profondo sia il legame tra la politica, il potere e il giornalismo italiano di un certo tipo, no? Noi abbiamo avuto ministri che venivano dal mestiere di giornalista, abbiamo avuto politici importanti che venivano da quel mondo lì e che poi magari andavano anche in pensione, come accadde a un ministro, con la pensione da parlamentare, la pensione dell'INPGI, avendo fatto 340 giorni di lavoro in tutta la carriera, no? Grazie al gioco dei contributi figurativi. Quindi
di fronte a una situazione di questo tipo, una cosa, ecco, a proposito dello stipendio della nostra amica della BBC, io ricordo che nel 97 fece un'inchiesta sugli stipendi della RAI e pubblicammo tutti gli stipendi della RAI. Questa cosa scatenò un pandemonio, nonostante fosse del tutto evidente che non c'era niente di male a pubblicare gli stipendi della televisione di Stato, no? Perché tutto sommato, diciamo, in un mondo che si avvia verso la trasparenza, l'accountability, io penso che sia una cosa anche abbastanza normale. Addirittura credo che dovrebbe essere quasi un dovere per tutti quelli che hanno un ruolo in qualche modo pubblico, no? Forse addirittura gli stessi giornali indipendenti dovrebbero seguire la stessa falsa riga, no? Di trasparenza. Ecco, quel fatto però fu un fatto che creò un tale pandemonio per cui l'unico che ci andò di mezzo fu quello che, diciamo, che ci forniva queste informazioni, che fu processato per aver rivelato notizie coperte dalla privacy, si chiama così. No, questo per dire quanta strada ancora ci fosse da fare allora, ma ce n'è altrettanta anche oggi da fare, no? Io per esempio sono convinto che l'ordine giornalistico così come organizzato non va bene, assolutamente non va bene, perché secondo me non adempie al ruolo, al compito che dovrebbe avere fino in fondo. Io ho saputo di procedimenti sanzionatori nei confronti di addetti stampa che erano colpevoli di non aver pubblicato sulla rassegna stampa aziendale notizie ritenute scomode per l'azienda, sono stati sanzionati e poi ci troviamo di fronte a casi che sono ben più gravi e che conosciamo tutti, no? Ma che non vengono minimamente toccati, o comunque nel momento in cui vengono affrontati poi la cosa finisce nel dimenticatoio, no? Ci sono stati casi in passato che sono finiti anche sui giornali, no? Di colleghi che probabilmente avrebbero fatto meglio a cambiare mestiere o non far proprio giornalisti, no? Voglio dire, no? Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo farci un profondo esame di coscienza come categoria, ma profondissimo. Non basta dire va bene, mestiere in crisi anche perché è in crisi la figura del giornalista, è in crisi profondamente la figura di chi oggi fa questo mestiere. Io sinceramente sono molto in difficoltà quando si affronta questo argomento, perché mi rendo conto che abbiamo offerto ai giovani che si avvicinano a questo mondo difficilissimo, abbiamo offerto degli esempi meravigliosi, no, dal punto di vista professionale, etico e umano, ma abbiamo offerto anche degli esempi opposti. Gerardo, lo volevo coinvolgere sotto un doppio aspetto. Il primo, come capo di una responsabile di una struttura di servizio pubblico, per lui lavorano diversi giornalisti inviati sul campo e lui è l'anchor, appunto è il conduttore, ma appunto anche le persone che sono sul campo, quindi lavorano sotto le tue direttive, e quindi da una parte questo aspetto della formazione di chi lavora per te e dall'altro di nuovo l'aspetto della casta che tu come pochi ben conosci ogni mattino. D'altronde avete fatto i titoli su tutti i giornali pochi giorni fa con la famosa intervista bracciata di Grillo a una tua inviata. Ecco, ti volevo un po' coinvolgere su questo doppio binario. Funziona, ecco. Intanto il paradosso del fatto che noi siamo qui a parlare di una professione come quella giornalistica che è in crisi e che però attrae moltissima attenzione, e questa storia di Perugia, del fatto di quanto sia cresciuta l'attività di questo festival del giornalismo, il fatto della nostra associazione che fa premi eccetera e che nel frattempo sia cresciuta in questi ultimi 10 anni in maniera esponenziale, dà anche il senso dell'attenzione che c'è intorno appunto a questa casta in fase di decastizzazione che è quella dei giornalisti. E il paradosso è evidente, quello
poi a cui si riferiva anche la nostra ospite Anne, quando dice certo con, per riacquistare la credibilità, cioè il fatto che la tua fonte sia credibile, uno forse dei passaggi fondamentali è quello della formazione. La formazione per noi, io e Fausto che veniamo dalla scuola, avete visto adesso il premio dell'Associazione dei giornalisti che è stato dedicato a Nunzio Bassi, è chiaro che è un punto centrale ed è una delle cose ineludibili. Certo, fare formazione aziendale come fa la BBC per noi è più complicato, forse per questioni legate all'ordine, per questioni legate a un meccanismo italiano che per esempio in Gran Bretagna non c'è. Non so se sia un bene o un male, però in Gran Bretagna è tutto più semplice. Una fase di formazione aziendale, però ad esempio la RAI la sta pensando e la metterà in atto proprio all'interno delle strutture qui della scuola di Perugia, probabilmente, almeno questo è uno degli orientamenti. Per quello che riguarda la trasmissione che faccio io, cioè 2 ore di politica ogni mattina, io sono tornato all'America dopo 12 anni, avevo una visione molto laica della politica, molto lontana, molto anglosassone, insomma dopo 12 anni, quella è una cultura molto assorbente. E mi sono ritrovato a passare le mie mattine dalle 8 alle 10 con i politici italiani in una fase di grande confusione, perché immediatamente dopo le elezioni dell'altro anno, quando non si capiva ancora dove fosse il bandolo della matassa, e questo è stato ovviamente uno shock devastante per me, dal quale ancora non mi sono ripreso, però lentamente, intanto bisogna dire che arriva in una fase di profonda delegittimazione della politica, ancora più forte di quella dei giornalisti, quindi in qualche modo questo riequilibrio, il rapporto col potere di cui parlava Sergio, oggi è quasi dall'altra parte, cioè è quasi il giornalista che è potere, il politico che si aggrappa al giornalista, e questo è anche un altro elemento paradossale. Dall'altra parte, in questo anno e mezzo ormai di trasmissione, di racconto della politica italiana, certo sono capitate molte cose. L'ultima è questa dell'intervista abbracciata della nostra Robertina Ferrari, che è una inviata di grande valore, che da un anno e mezzo abbiamo messo a seguire Grillo. Io ho messo a seguire Grillo dalla mattina alla sera, tanto che l'altro giorno al Monte dei Paschi di Siena Grillo è andato, pochi giorni prima aveva realizzato questa lunga intervista abbracciata con Grillo, Grillo non l'ha vista, ha detto e dov'è la Ferrari? Però il fatto è che in effetti il potere politico va saputo prendere, va saputo anche in qualche modo palettare. L'altro giorno, quando Roberta è stata abbracciata da Grillo, Grillo è un grande ovviamente comunicatore, capace di far passare messaggi, il messaggio era quello: vieni qua che in qualche modo ti ghermisco io. Poi secondo me alla fine invece il risultato è stato l'opposto, cioè è Roberta che, come abbiamo detto, ha abbracciato la notizia, cioè quando c'è la notizia tu comunque te la porti a casa, non è l'andare a braccetto, ma sono le domande che fai che poi determinano ovviamente la linea editoriale. Secondo me, ecco, in quel caso, quello è un colpo che abbiamo chiuso molto bene, è un avvicinamento veramente laico di un anno e mezzo al personaggio più sfuggente della politica italiana, soprattutto per i media tradizionali quali noi siamo, e alla fine questo inseguimento ha avuto successo. Ecco, secondo me in un manuale di formazione questo potrebbe essere un piccolo caso di scuola, non è l'apparire che conta, cioè l'abbraccio peraltro sulla spiaggia di Bibbona, non so se l'avete vista perché poi è stata rimandata mille volte, ma poi alla fine il messaggio è un altro, il messaggio è nelle domande, e in questo la distanza deve essere sempre forte, insomma il confronto è un confronto dialettico, io spero che lo sia anche nella trasmissione, che tutte le mattine con grande fatica, come dicevamo prima con Sergio, perché Sergio viene ogni tanto, cioè una volta ogni 2 settimane al suo buon cuore viene a darci una mano, viene a darmi una mano, e il senso è questo, cioè cercare sempre di delimitare il campo, tu sei lì, tu fai le domande, sei il poliziotto cattivo in qualche modo, e mantenere questa distanza. Alle 8 del mattino a colazione, poi i politici ormai che vengono in televisione sono quanti?
30, 40, che vanno tutti i giorni spalmati su almeno, diciamo, 4 talk show di politica. Questa è una delle evoluzioni, anzi delle involuzioni della televisione italiana, sono sempre quelli, quindi poi alla fine in qualche modo si crea un rapporto. Ecco, devi stare molto attento a non tirare troppo su questo rapporto. Ecco, beh, mi sembra perfetto adesso chiamare subito in casa Stephen Doherty, che ci ha raggiunto. Lui è docente alla Walter Cronkite School of Journalism a Phoenix, Arizona. Volevo chiamarlo in causa partendo da una brevissima riflessione, anche abbastanza semplice, rozza se volete. In fondo esistono due modelli di giornalismo. Il modello francese, che è quello che abbiamo noi in Italia, a mio parere, in gran parte, che in sostanza il giornalismo è il panflettismo, è la prosecuzione della politica con un altro strumento, è il giornalismo che viene dalla rivoluzione francese, scusate appunto la semplificazione. E poi invece c'è il modello anglosassone, ma americano soprattutto, che il giornalismo è un affare, è un business. Il giornale si fa perché ci si guadagna, quindi se si fa bene e si vende, allora ci guadagniamo, va bene, quindi non è nostro interesse spingere i fatti separati dalle opinioni, soprattutto con questo approccio economico appunto, perché chi fa un giornale non è che lo deve fare per veicolare un'idea, ma lo fa perché ci vuole guadagnare in sostanza. Questa è una ripartizione un po' semplicistica che però credo possa aiutare proprio per chiamarti in causa su questo tema della formazione così come viene vissuto in un sistema come quello americano. Tu insegni una scuola che porta il nome di una delle leggende del giornalismo mondiale, ovviamente. Ecco, quanto è importante la formazione in un sistema come quello americano di un giornalista e quanto questo crea la sua credibilità, soprattutto, questo è il tema di oggi, per chi fa formazione anche quando è già giornalista, e quindi parliamo di aggiornamento, parliamo di formazione continua, che in questa professione sicuramente è necessaria come in tante altre. Okay, I would say the very first thing that's most important to know is I'll take this off. First thing is to always be on time. That's what we always try to train our journalists to do. I apologize abjectly, I'm a stupid American. I thought this was tomorrow for some reason. That's why I was eating a leisurely lunch at La Taverna when Chris called me and said, "Where are you?" So with my credibility totally destroyed now, I will I'll try and tell you a little bit about how we actually try and train journalists. The American model of journalism schools that is being adopted is we call this the training hospital approach. Just like hospitals take young doctors and train them by putting them in actual medical situations, the model that we use at the Cronkite School for our students and what many other journalism schools are doing is essentially an immersion approach. Even our beginning reporters are, you know, shortly after they're told how to write a inverted pyramid story and so on, we send them out to go cover stories. And very quickly, we try to have them do stories that can be published by other newspapers in town or websites or things like that. So we basically try to have our young students become journalists right away. The idea being, and I think it's true for many of us, it certainly was true for me, is I learned most of my journalism actually on the job. I got a sort of very intensive training when I was in the U.S. Army. The Army is who trained me to be a reporter, but 10 weeks, boom, I was suddenly a reporter for the Army. And for many of our students, it's kind of the same approach. In fact, we call it boot camp. We bring our students in, show them the pure basics of writing news stories and how to interview people and so on, and then immediately start sending them out to go find stories and write them. So the belief for us is that the best way to learn to do journalism is to actually go out and do journalism. I don't have a lot of experience with the European approach of training journalists in journalism schools, but I've heard from a number of the students at, for instance, I taught in Lisbon for a semester on a Fulbright, and one of the things I heard from the students there is a certain amount of
complaint that a lot of their journalism instruction was theory, but not practice. And on in our approach of journalism teaching and training at the Cronkite School, it is much more heavily on practice and less on theory. They do learn theory about ethics, they do learn theory about media law, but the largest part of their coursework will be on actually going out, writing stories, bringing them back to their professor, who will then edit and tell them what they did wrong, just like their editor would do if they were working for a newspaper or a television station. So that that training hospital model, I would say, is the one that is becoming predominant, at least in American journalism schools. Volevo ricominciare questo rapidamente, questo secondo giro di nuovo con Anne, riprendendo il tema che subito è emerso con i nostri interlocutori italiani, che è quello centrale della credibilità. Tu poco fa ci hai fornito delle cifre veramente lusinghiere per quello che è la credibilità della BBC. Ho visto però che anche in Gran Bretagna cominciano a nascere dei movimenti populisti, antieuropei, quant'altro, che spesso hanno proprio tra i loro temi quelli del bypassare una certa ufficialità, una certa forma di ufficialità anche nella comunicazione. È chiaro che in Inghilterra c'è un approccio molto diverso rispetto a quello italiano, ma questa questione comincia a essere sentita anche in Gran Bretagna, in particolar modo nel fare informazione da parte della BBC. I mean, I think nowadays we have such a sort of, there's so many voices out there, whether it's on social media, there's no way of controlling that. The internet is going to throw up, so many people who can talk directly to the public. And I think, although that has massive dangers to it, because, what credibility do those people have? Do they know what they're talking about? An awful lot don't. An awful lot will have extreme opinions, which we might worry about. But actually, there is also something within that, which is the democratization of the voice, the getting away from the caste that we've been talking about, where, only certain people are allowed to speak and be listened to. So I think that it has as many, potential advantages as disadvantages. I think what matters to an organization like the BBC is actually its credibility. So you can listen to a plethora of voices. There are so many voices to listen to. But actually, when you want to know that something is going to be as impartial as we can make it and fair and accurate, you're going to go to the BBC for that. And it's very important to us that we live up to the expectation that's behind that. Now, sometimes we let people down, and it's not what it should be. But by and large, we try to very hard to make it that, and training supports that. So training is the thing that, will make the difference between somebody with an opinion and, an esteemed journalist who's able to get on our airwaves. But every time that person speaks, they have the whole reputation of the BBC, poised in their hands, and we have to make sure that they're not going to let us down. I mean, I just to go back to the issue about the caste, because I think it's such an interesting thought about who do we hear from, who forms our view of the world. And, I have a concern. I mean, it's quite well known in the UK. A lot of journalists come from quite privileged backgrounds. They come from private schools, paid for education. And it's one of the things also which we're trying to sort of tackle in the BBC through getting greater diversity. Typically, journalists have come in as graduates. We're now opening up apprenticeship schemes for people who've left school maybe at 16 and are put off, paying fees at universities to be able to come directly into us and learn on the job. So even a more extreme version of what Steve was talking about, you're actually, in a local radio station and you're obviously carefully supervised, but nonetheless learning as you go. And we've had a campaign recently about expert women, where we realised there was a big survey done that sometimes up to as many as 9 times as many male experts were interviewed on some of our news channels as female experts. And, this was an ongoing piece of research. It became really clear we're hearing from the same voices with similar backgrounds. And so we've
trained 170 female academics and businesswomen, women who are very distinguished in their own field, to have the kind of the skills and, most importantly, the confidence to say yes, not no, when the call comes, and to put them in contact with people who can hire them. Because I think the diversity and range of voices that we're hearing from is crucial. Questo mi sembra veramente uno dei temi principali, più importanti, dare un'apertura anche nel mondo da parte di chi è giornalista. E si lega un po' a quello che stavamo dicendo, al di là appunto del movimento anticasta, proprio delle mutazioni genetiche, è il caso di dire, dell'informazione. Oggi si dice, ma in fondo a che serve mandare un inviato da qualche parte se dopo 30 secondi vedi le immagini, senti le voci, hai la fonte più diretta che si possa avere? E hai modo di avere un commento quasi in tempo reale su qualsiasi cosa. Quindi questo chiaramente è uno dei temi strettamente connesso a quest'altro, al tema della casta, perché questo tema ha potuto avere questo successo, a mio parere, anche perché ci sono nuove forme di accesso più dirette alle informazioni che travalicano un po' la mediazione giornalistica. Su questo tema ti volevo coinvolgere anche partendo dall'altro punto, cioè quello del quale stava parlando Anne, dell'importanza però anche del brand, tant'è che si dice che appunto il New York Times è sul web, ma il suo valore è infinito perché è il brand del giornale, e così è per il Corriere della Sera, penso. Quindi come riesci a, come vedi tu in contrasto o come possibile sintesi questi due aspetti? Pensi si possa arrivare a una sintesi o siamo destinati sempre più a dividerci anche proprio sul tema della formazione da questo punto di vista? Ma intanto, diciamo, sul brand devo dire che ce la stanno mettendo tutta, insomma, per fare in modo che il nostro brand del Corriere della Sera diminuisca di valore, detto proprio chiaramente, no? Ma diciamo, questo è un discorso molto complicato, perché questo, per esempio, sul ragionamento degli inviati, io lo sento con preoccupazione dire da tanti giornali, non soltanto al nostro, no? Noi di fatto inviati ne abbiamo pochi, si stanno riducendo sensibilmente, però sai, dipende dall'inviato, Cioè io adesso, non per citare il mio collega Gian Antonio Stella, ma io ricorderò sempre che il giorno del terremoto in Abruzzo lui venne mandato all'Aquila. Venne mandato all'Aquila e il giorno dopo c'era un articolo su due pagine del Corriere della Sera, e vi assicuro che se leggevate quell'articolo lì non avevate bisogno di vedere la televisione, cioè si sentiva il rumore delle macerie che scricchiolavano. E allora lui la mattina, noi ci sentiamo ovviamente più volte al giorno come potete immaginare, la mattina mi chiama alle 7:30, che lui è molto mattiniero, e sentivo che ansimava camminando, no? Dico, ma dove sei? Dice, no, io sono al centro dell'Aquila. Dico, scusa, ma no, non c'è nessuno, mi fa. Dico, ma scusa, ma dove hai dormito? Perché ho saputo che tutti quanti i nostri colleghi sono andati a dormire negli alberghi sulla costa, no? Perché era completamente distrutta la città dell'Aquila, non c'era nessuno. Dice, no, io ho tirato giù i sedili della macchina, ho buttato giù, lui aveva una giardinetta, ho buttato giù il sedile e mi sono messo a dormire in macchina. Allora, voi ve lo immaginate un giornalista di quel calibro, no? Che va a fare la cronaca del terremoto dell'Aquila e dorme in macchina, no? Questo già ti fa capire la differenza che c'è, perché è vero, ci sono alcuni inviati, chiamiamoli così, o alcuni corrispondenti che per certi versi sono abbastanza inutili, no? Io ricordo, noi avevamo un corrispondente a Madrid, molto bravo peraltro, ma ogni volta che proponeva un pezzo si sentiva rispondere, ma no, vabbè, facciamo 30 righe. È chiaro che alla fine, dal punto di vista economico, il giornale non gli conviene tenere, no? Ma se io devo mandare, ma se io ho Ettore Mo o Tiziano Terzani, no? È chiaro che quello che scrive Ettore Motti, Tiziano Terzani o Gian Antonio Stella, diciamo, ha un valore anche dal punto di vista economico assolutamente compatibile col bilancio di un giornale. Anzi, il giornale deve avere queste,
queste importantissime cose, perché se no non si giustifica neanche l'euro e 20 o l'euro e 40 che tu vai a... ma non si giustificherà domani, quando non ci sarà più la carta, speriamo che continui a esserci, ma non si giustificherà più neanche l'inserzionista che andrà a fare pubblicità su quella pagina web, no? Quindi cioè, questo è un discorso su cui anche i nostri editori dovrebbero stare anche molto attenti, no? Quando si fanno questi ragionamenti dei tagli, perché il taglio, per carità, no? Diciamo, il taglio si fa alle auto blu, perché ci sono dei giornali che hanno ancora le auto blu, Quindi il taglio si fa alle auto blu, non si fa all'inviato bravo, perché l'inviato bravo è il cuore, spesso e volentieri, del giornale. No? Quindi noi stiamo andando indietro, cioè noi stiamo facendo, no? Mentre abbiamo il governo che sta cercando di fare una spending review ragionata su, no? Sui tagli mirati, noi facciamo i tagli orizzontali, quelli che faceva Tremonti, no? Cioè noi stiamo facendo esattamente da anni ormai questa cosa qua, no? Senza intaccare però la casta. Alla fine, perché io certe volte mi domando, no, se sia possibile che in un paese come l'Italia, no, andate a vedere i direttori dei giornali, cioè, sono sempre gli stessi da tempo immemore, no? Allora si parla che deve andare via De Bortoli dal Corriere, dice però arriva Calabresi, no, forse Giulio Anselmi, giù il cappello davanti a questi professionisti, però se il Corriere, quando è andato via del Bortoli la prima volta, ha dovuto, salvo la parentesi folli, richiamare Mieli, e poi è andato via Mieli ed è tornato del Bortoli, anche questo, diciamo, fa capire che c'è qualche cosa che non è proprio sana dentro il nostro mondo, no? C'è una mancanza di turnover che è micidiale. Questo, da questo punto di vista, si capisce anche la carenza della formazione. Le donne, adesso Anne citava il problema delle donne, no? Ma è giustissimo, cioè noi abbiamo avuto, quanti direttori donna ci sono oggi nei giornali italiani? Nei grandi giornali nessuna, mi sembra. C'era la Maui all'Espresso e poi è andata via anche Daniela. Per carità, poi è venuto Bruno Manfellotto, che è un amico bravissimo, ma fatto sta che noi al Corriere della Sera abbiamo una vice direttrice donna, Barbara Stefanelli. Ma quota rosa, attenzione, perché è proprio quota rosa. Cioè, quello che dicevo, che volevo dire prima, no, sull'esame di coscienza, in realtà anche noi stessi dovremmo cominciare a ragionare sui grandi difetti, senza, perché io tutte le volte poi che si fanno questi ragionamenti c'è qualcuno che si offende o qualcuno che dice no, però, no, la categoria. No, bisogna dirsene le cose in faccia, bisogna dirsene fino in fondo. Perché se il giornalismo italiano oggi è malato, è anche a causa nostra, diciamo la verità, no? È il fatto che noi siamo stati a lungo coccolati, ma tanto coccolati, troppo coccolati, questa è la verità, no? Salvo poi scoprire, no, che il nostro mestiere lo facevamo a corrente alternata e spesso e volentieri con un filo doppio. Il filo doppio col potere che era una cosa micidiale. L'Italia è un paese dove tu hai a che fare con un politico, dopo 10 minuti quello ti dà del tu, no? Cioè succede così, però l'Italia è anche il paese nel quale tutte le interviste si fanno rileggere, cioè noi facciamo rileggere le interviste, capite? Cioè quando si fa un'intervista l'interlocutore vuole rileggerla e la vuole correggere, che è, secondo me, una cosa assurda, una cosa abominevole dal punto di vista, no? Perché vuol dire che tu... Che invece è formalmente tutelata. Che invece è formalmente tutelata. Cioè, quindi ci sono delle cose che proprio non stanno in piedi e su cui bisogna, secondo me, per quello torno all'ordine dei giornalisti, anche l'ordine dei giornalisti dovrebbe su queste cose, no? Su questi aspetti, dovrebbe forse prendere una posizione. Io credo che sia... A un certo punto sarà inevitabile, perché sennò questo è un mestiere che sarà destinato a scomparire, così come lo conosciamo noi. Attenzione. Mi sembra che si torni sempre alla parola magica, che è un po' anche alla base del nostro panel, che è credibilità. Gerardo, tu che oltretutto sei stato con noi anche cronista sul campo, esperienza di corrispondente, adesso
tutti i giorni senti anche però l'Italia, perché voi non vi limitate ad ospitare politici, ma avete anche spesso collegamenti proprio con le piazze, con tutti, insomma. La credibilità è quella in particolar modo del nostro servizio pubblico, com'è? A che punto è? Ma insomma, io sono aziendalista, ritengo che la RAI abbia un'alta dose di credibilità, ma un cattivo ufficio stampa, cioè è complicato far passare la credibilità a RAI perché forse non siamo capaci noi, ma insomma io ritengo che molti dei nostri racconti siano molto credibili. Diceva Steve sostanzialmente prima dall'alto, diciamo, della scuola che dirige, che insomma, giornalismo è una guerra, cioè tu devi stare là, devi andare per strada e devi raccontarlo. Noi veniamo qui a parlare di formazione e di scuole, ma è chiaro che poi la vecchia storia, no, che in tutte le redazioni ogni tanto ci siamo anche confrontati a Sergio, sì, però ste scuole, insomma, lì devi rimboccarti le maniche, si diceva una volta, bisogna avere le scarpe con le suole spesse perché devi consumare le scarpe, eccetera. È vero, secondo me, la guerra tu oggi la racconti portando il più possibile il paese, proprio accendendo la telecamera, il paese dentro le dirette televisive. Insomma, noi almeno questo cerchiamo di fare, è la cosa anche più banale. Con il problema però che ogni volta che tu accendi una telecamera da fuori, da ovviamente posizioni di disagio del paese, quindi noi raccontiamo le storie, ahimè, c'è solo l'imbarazzo della scelta, delle fabbriche che chiudono, della desertificazione dei centri commerciali, della, per carità, delle acciaierie, delle cose, cioè, ogni volta la dinamica è questa, c'è la nostra inviata, il nostro inviato, a proposito di quote rosa, noi abbiamo tutte inviate, quasi tutte, che sta lì davanti al cancello della fabbrica, che chiude, che sta chiudendo, sono quelli gli ultimi minuti, si spegne l'alto forno della Lucchini una settimana fa, e ci sono fuori questi operai disperati perché stanno perdendo il lavoro, quindi da domani vanno in cassa integrazione e poi non si capisce bene che cosa succede. Comunque quella storia lì che magari hanno potuto raccontare generazioni di piombinesi, poi domani non verrà più raccontata. E ci sono i politici in studio, e la dinamica è: qualcuno dopo 10 minuti di dibattito, Sergio lo sa, comincia a gridare ladri, 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 tutti a casa, ladri, ladri. E questa cosa qui, devo dire, all'inizio io dicevo, beh sì, effettivamente questa cosa qui è la dinamica che io volevo, dopodiché tu ti rendi conto però che non sai più cosa costruirci intorno, nel senso che ladri, ladri è talmente disperato, andate a casa, è talmente disperato, che poi è ovviamente il filone grillino del movimentismo, del Movimento 5 Stelle, eccetera, che non riesci, ecco, il nostro imbarazzo è che cosa contrapponiamo a questo, qual è il meccanismo narrativo o ideativo o pratico da contrapporre alla disperazione. Ecco, questo forse è uno dei grandi interrogativi ancora aperti, cioè noi ancora non abbiamo trovato una risposta, ed è secondo me questo la storia da raccontare nei prossimi anni, cioè qual è la risposta alla disperazione che noi cerchiamo di far passare così com'è, senza schermo. Ecco, forse questo è anche un modo di recuperare credibilità, cioè raccontare senza schermo quello che tu vedi. E secondo me questo meccanismo delle dirette, per quanto i talk show siano indubbiamente ormai una macchina usurata, anche perché costano poco, sono poca spesa, molta resa, il politico non viene pagato, a differenza invece magari di uomini di spettacolo, eccetera, questo è il grande interrogativo, cioè che cosa contrapponi alla disperazione di questo meccanismo narrativo italiano di questi ultimi anni. Mi sembra veramente perfetto come questo botta risposta, anche tra una parte e l'altra dell'oceano, quindi volevo richiamare di nuovo in causa Steven, partendo magari dalla riflessione su alcuni fenomeni che ci sono e sono forti anche negli Stati Uniti. Io penso in particolar modo a Michael Moore, a quello che ha rappresentato, una persona che formalmente non ha una formazione giornalistica, non è un giornalista, e ha raccontato tante cose e ha avuto tanto successo. La presenza dei social negli Stati Uniti ovviamente è capillare e pervasiva. Qual è appunto, giriamo sempre intorno a questa parola, credibilità.
tutto questo cosa sta facendo al giornalismo americano? Lo sta minando da sotto, lo sta rafforzando, lo sta cambiando, lo sta mutando geneticamente? Those are all scary questions. We have the same problems in the United States in terms of credibility. One of the big problems is the larger public has a problem distinguishing who are journalists and who are entertainers. We have a very loud, basically people who go on cable television and give their opinions, but many of the public think they are doing journalism. And so we have Fox News, which is very conservative. We have MSNBC, which just for audience has said, okay, we will go after the left. So between the two of them, they have talking heads who give their opinions, but most of the public thinks they're doing journalism. And of course, all of us would agree they're not doing journalism. They're just giving pure opinion. But it hurts the overall credibility of journalists because people, certainly in the United States, have become trained to listen only to the people who are telling them the things they already believe. You know, it's the echo chamber problem. So my feeling is the credibility for journalists has to come from within. And one of the best mechanisms we have for that is this sort of internal watchdog. And there's a man who has a website, Jim Romanesco, romanesco.com. And what he does is every day posts things that are being said about journalism. Sometimes it's just sort of silly little mistakes. Sometimes things that are huge ethical lapses. For instance, yesterday there was a publisher of a newspaper who had sent around a message to all his staff saying, our real customers of our newspaper are our advertisers. Well, of course, that's not something most journalists want to hear. And immediately somebody on the staff sent that memo to Romanesco. Now all the journalists in the U.S. are talking about this newspaper. So there's sort of an internal shaming that can go on when you have that kind of attention paid to the ethical lapses. So I think that helps our credibility, at least internally. You know, we journalists know who are behaving as journalists and who aren't. It is more difficult with the larger public, because if the public is hearing good, credible journalism coming from a good journalist, but the journalist is telling them things they don't want to hear, like Obamacare is working, for instance. There's a whole segment of our population that doesn't want to hear that, therefore they believe that they are biased. So this is a real problem, and I think the policing of credibility in journalism has to come from within. Certainly in the United States, we don't have licensing. I know many countries in Europe, you actually have to have a license from the government to be a journalist. This would absolutely not be allowed in the U.S. We have the First Amendment that basically says anybody can be a journalist. Michael Moore is a journalist. You know, anybody who tells stories using journalism ethics and sort of behaving like a journalist is a journalist, as far as I'm concerned. You don't have to be in a newspaper. I will mention also on the women issue, one thing that I have seen for years in my school and others, about two-thirds of our students are women. So the best and the brightest journalism students who are coming up and through, in fact, are the women. Most of the male students that I know want to be sports writers. You know, that's what they're interested in. They want to follow American football. But the women are the ones who need to be running the place. New York Times, we mentioned. In fact, the senior editor, Jill Abrams, is in fact a woman, and that was a great choice for that paper. So I guess I would end by saying that credibility is something that we journalists create on our own, and that we have to be the ones to point the finger of shame at anybody who is not behaving credibly. So I would say, Italy, you need a Romanesco. Okay. Prima di aprire il dibattito, volevo fare soltanto una domanda per avere una risposta breve da tutti i nostri interlocutori, così poi possiamo dare un po' di spazio alle domande, ma una domanda che mi premeva fare, veramente una domanda breve, risposta altrettanto breve, se possibile. Un bambino di 5 o 6 anni che appunto oggi ha 5 o 6 anni comincia il suo percorso scolastico,
che decide di studiare e formarsi per essere un giornalista. Poi qui il discorso, io la penso in un modo di, a mio parere la formazione serve, perché è come un medico, è meglio avere un medico con molta esperienza, sì, ma una laurea in medicina deve averla comunque, non è che uno dice ma io ho fatto pratica con i coltelli adesso apro le persone, no, quindi servono tutte e due. Comunque, tornando alla nostra domanda, un bimbo di 6 anni che comincia oggi il suo percorso scolastico, si impegna, studia e affronterà un percorso di formazione nel giornalismo, quindi tra 15-20 anni, sarà, può fare il giornalista? Potrà guadagnare dalla professione di giornalista? Avrà credibilità? Come vedete il futuro? I think that there's something very fundamental in human nature which wants to hear stories. And I think they want to hear true and accurate stories then that speak truth to power. And I think some of those fundamentals of human nature don't go away. So absolutely, there will still be journalism. It'll look very different. It'll be on different platforms. We mightn't recognize it. I mean, you know, that far out, who knows how journalism will be coming to us. But the basic storytelling instinct of stuff we need to know about the world to inform us about each other, absolutely. Cioè, noi siamo terrorizzati dal fatto che, no, che questo è un mestiere che sta morendo, in realtà non morirà affatto, perché questo è un mondo nel quale la richiesta, la domanda di informazioni sarà sempre maggiore, quindi probabilmente cambierà il mestiere, certamente cambierà, aggiungo anche per fortuna forse, però sono convinto che un bambino di 5 anni, 6 anni, ammesso che già a 5-6 anni abbia l'idea di che cosa vuole fare da grande e poi lo faccia davvero, no, io penso che abbia delle buone prospettive, penso che intraprenderà un lavoro che continuerà a essere un lavoro fra quelli più sviluppati forse in tutto il mondo occidentale. La democrazia, d'altra parte, no, i paesi democratici prevedono questo, direi, no? Sì, i paesi democratici prevedono la possibilità di, come dire, accesso alla narrazione e alle notizie. Io peraltro ho un figlio, come tu sai, Faustino, di 7 anni, che vorrebbe fare giornalista sportivo, però, quindi già sta lì, che cosa c'è da ieri, la Juve, vabbè. E credo che, non lo so, avrà le possibilità di farlo, perché comunque il giornalista è un narratore, quindi abbiamo sempre bisogno di qualcuno che, appunto, prima raccontavamo del terremoto in Abruzzo, di Stella, di Gian Antonio, cioè, i narratori c'è spazio, il problema è capire quale racconto possano fare. Secondo me di racconti ce ne sono molti, e il fatto che noi oggi qui si sia un po' paradossalmente a parlare di costi enormi, di vendite a picco, di giornali in crisi, però dall'altra parte di social network, di accesso molto più rapido alle notizie, alla narrazione, ci dà la speranza. Poi queste narrazioni devono essere rese credibili e collazionate da qualcuno che lo faccia anche tra 20-30 anni. Steven? Basically, yes, I agree with everybody. I will add one reason we will still need journalists who have credibility and have the skills to look into stories. If you remember the hurricane that hit New York, you may have seen the pictures of the sharks that were swimming up the streets in there. Obviously a hoax. So if we get to a world where we rely only with people who have iPhones taking pictures, many of those people are also 13-year-old boys who know how to do Photoshop. So we still need journalists to actually check things out on the ground. Sì, volevo dire soltanto una cosa io brevemente prima di aprire il dibattito. Proprio questo, ricordo che ho frequentato un corso alla scuola di giornalismo alla Columbia University e c'era la conferenza introduttiva, il preside, parlava proprio del why writing, del perché scrivere. Lui citava l'esempio sempre del ghetto di Varsavia, che quando era stato circondato le persone che erano all'interno non sapevano cosa sarebbe accaduto loro e cosa sarebbe accaduto dello stesso ghetto, e quindi queste persone hanno cominciato a scrivere, come si fa anche adesso fra l'altro al muro del pianto, dei piccoli bigliettini, dei pizzini, dicendo io sono tizio, sono sposato con questa persona, ho 2 figli, questa è la mia vita, questo è il mio lavoro, e piegavano questi pezzettini di carta negli interstizi dei muri del ghetto. Non avevano la garanzia che nessuno li leggesse mai, eppure lo hanno fatto, e lo hanno fatto in tanti. Quindi questo è proprio, come diceva giustamente Anne, l'essenza anche della necessità del raccontare, dello scrivere.
Io volevo adesso aprire il dibattito, abbiamo ancora qualche minuto, quindi se le persone che vogliono intervenire alzano la mano, si presentano brevemente e dicono e pongono la loro domanda. Grazie. Buonasera, sono Marco Merolo, un giornalista freelance. Ho tra i miei più affezionati interlocutori 7, il magazine settimanale del Corriere. Volevo fare una domanda a Sergio. Innanzitutto se ci fa una osservazione, un breve commento sulle tristi vicende di RCS, visto che siamo anche freschi della puntata di Report che ha ulteriormente dato informazioni in merito. E poi se per caso hai in animo di scriverci anche un libro su questo argomento. Esuliamo un po' dal no, tempo. Guarda, adesso io, libri, ne ha scritto uno bellissimo, Massimo Mucchetti, qualche anno fa, no? Il Baco del Corriere, no? Dove un po' lui già faceva capire qual era il... Ma sai, il problema del Corriere della Sera è il problema di un giornale che non ha un editore, perché la società editrice fa tutto tranne che editare un giornale, si occupa di cose... Cioè, l'idea che il giornale non sia un'azienda che vende informazioni, no? Vende storie, ma sia uno strumento di potere, e questo è il cuore del problema del Corriere. Ma questo l'ha fatto capire anche molto chiaramente De Bortoli, no? Che la più grande azienda editoriale italiana, no, si imbarchi in un'avventura come quella spagnola, o ancora peggio, faccia un'operazione come quella sulla sede di via Solferino, no, in urto a qualunque logica economica, perché lì c'è un problema anche di... Io tra l'altro avevo fatto una proposta, che poi come sempre queste cose cadono nel nulla, ho detto scusa, ma compriamocelo noi, no? Abbiamo il fondo ferie non godute, noi abbiamo un fondo ferie non godute pazzesco, investiamo il fondo ferie non godute, facciamo il mutuo, dopodiché quando nel corso degli anni un collega andrà in pensione e bisogna pagargli le ferie, la sua quota verrà ripartita fra tutti, fra tutti gli altri 300 che parteciperanno a questa iniziativa. Naturalmente quando io l'ho detta questa cosa mi hanno spernacchiato, no? Ma questo però voleva, la mia idea voleva mettere in evidenza l'assurdità di una cosa di questo tipo. È talmente, guardate, è talmente assurdo quello che è successo con via Solferino, no? Perché potrebbe essere anche dal punto di vista economico, no? Potrebbe essere anche un'operazione che aveva un senso se tu a quella cosa lì potevi cambiare destinazione d'uso. Ma nel momento in cui tu dici che lì ci può stare soltanto un giornale, e a Milano, secondo voi, quale giornale ci può andare a via Solferino se non il Corriere della Sera? Quindi il Corriere della Sera cosa fa? Fa esattamente quello che noi critichiamo nella spesa pubblica, no? Cioè quando diciamo vendono alle banche i palazzi istituzionali, poi se li riaffittano garantendo alla banca non soltanto la compensazione della finanziaria, no? del mutuo, no? Ma addirittura anche il profitto. Ebbene, noi quando succedono queste cose siamo sempre lì a mettere il dito nell'occhio del Ministero questo o della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, poi lo facciamo noi stessi? E questa è una cosa che non io penso sia accettabile, però torno e chiudo, è sempre lì il problema, cioè il problema è che non è concepito come un'azienda editoriale ma come uno strumento di potere. Domande c'erano? Buonasera, mi chiamo Caterina Molari e sono giornalista, però lavoro all'interno, però questo è il problema, lavoro all'interno di un ufficio stampa di una grande azienda. Per tanti anni ho lavorato dentro una cooperativa di giornalisti, ho gestito vari uffici stampa e adesso sono all'interno di un'azienda. Vi volevo chiedere una vostra opinione proprio sui giornalisti che lavorano in qualche modo negli uffici stampa, perché dal mio punto di vista è fondamentale la formazione e il rispetto delle regole deontologiche, comunque di giornalisti che cercano di comunicare un'azienda all'esterno o un ente pubblico o un evento. Quindi lavorano per fornire ai giornalisti, che poi dovranno parlarne, le corrette informazioni. Però è vero che questo ruolo non è tanto riconosciuto né dall'azienda
né a volte dai colleghi giornalisti, perché non sapete quante volte in azienda quando chiama un giornalista, oddio, silenzio, non diciamo niente, di che non ci sei. No, come? Sono qui apposta, devo prendere la telefonata, devo sapere cosa mi chiede. Poi insieme possiamo anche guardare quale informazione dare all'esterno, quale no, perché siamo un'azienda privata, è anche un nostro diritto, a parte alcune, ovviamente alcune cose per legge, però io sono entrata in azienda da 3 anni e sto cercando di cambiare un po' l'attitudine verso il dare le informazioni all'esterno. Però per dire, la mia azienda non mi ha inquadrato come giornalista, ci ho provato, ma mi ha detto siete 7.000 dipendenti, saresti l'unica sotto l'IMGI, mi crea confusione, sei un'impiegata, va bene. Però ho un ruolo diverso. Quindi volevo una riflessione su queste due cose, perché per me l'ordine deve in qualche modo garantire la formazione e garantire che il rispetto della correttezza delle informazioni che si danno all'esterno sia anche per questi giornalisti qui. D'altro canto c'è tutto un lavoro da fare anche nella rivalutazione di questo ruolo da parte dei colleghi all'esterno. Ecco. Vogliamo prendere qualche altra domanda così poi rispondiamo complessivamente. Buonasera, Francesca Ferrara, freelance. La domanda è per Anne Morrison. Volevo sapere se appunto la BBC Academy realizza dei corsi di formazione online, quindi attraverso e-learning, se qualcuno ad esempio di noi in questa sala volesse fare un'esperienza in BBC di formazione, almeno qual è la prassi praticamente, se ci sono delle situazioni di classroom tipo summer school, spring school, winter school, e poi se vi è un limite di età per poter diciamo interagire con la BBC Academy. Prendiamo un'altra domanda. Salve, buonasera, sono Ubaldo Villani Lubelli, sono un ricercatore e giornalista freelance. Volevo sapere, diciamo, volevo un consiglio da parte vostra ai giornalisti freelance che cercano di vendere i propri articoli, le proprie inchieste, i propri reportage, anche rispetto alla vostra posizione che in qualche modo è consolidata. Per cui volevo sapere quali consigli dareste a un freelance per poter vendere al meglio i propri prodotti. Grazie. C'era un'altra domanda lì, mi pare, così poi rispondiamo a tutte, ne prendiamo in ordine. Salve, Monica Pepe, giornalista freelance. Io volevo chiedere appunto a Sergio Rizzo, a Gerardo Greco, come pensate che sia possibile coniugare oggi qualità della formazione giornalistica con il precariato, soprattutto nella situazione sociale di oggi. Benissimo. L'ultima, perché poi rispondiamo rapidamente, abbiamo ancora un quarto d'ora circa. Volevo solo sapere dagli ospiti anglosassoni. Ti puoi presentare? Antonio Di Bartolomeo della RAI. Okay. Volevo sapere dagli ospiti anglosassoni, in BBC il giornalista che tipo di formazione fa, è costretto a fare o può eventualmente fare, e se a carico almeno in parte è suo, sua. E invece negli Stati Uniti qual è la situazione? Il giornalista in un'azienda editoriale piuttosto grande ha la possibilità o magari l'obbligo di fare formazione? Sei arrivato dopo, perché l'intervento di Anne Morrison è dedicato tutto a questo. Va bene, allora cominciamo con le risposte. La prima era quella sull'ufficio stampa, quale chiederei però anche, direi, due aspetti. Uno, magari forse possiamo fare con Sergio l'aspetto più pratico italiano, però mi sembra interessante anche la questione così etica di un giornalista che fa ufficio stampa. Magari Steven ci può rispondere. No, io racconto un episodio. C'era una volta una persona che conoscevo che lavorava all'ufficio stampa dell'Antitrust, e gli offrirono di andare all'ufficio stampa delle Ferrovie. E disse: tu che ne pensi? E disse: guarda, io penso che tu stai passando da un posto dove per definizione hai sempre ragione a un posto al quale per definizione hai sempre torto, no? E questo per dire che poi in realtà il vostro mestiere, cioè, è un mestiere molto particolare. Io condivido la tua preoccupazione circa il fatto che le aziende tendono sempre a chiudersi il riccio, a evitare che, no? Ma qui forse ci vorrebbe un codice etico, cioè ci vorrebbe qualche cosa che vada oltre il non so come dire il motu proprio dell'azienda, no? Perché tu puoi avere un amministratore delegato illuminato che vuole essere trasparente e raccontare tutto, ci puoi avere invece quello, magari spesso poi sono delle famiglie questi, no?
che non vogliono raccontare se stessi, che non hanno voglia di rivelare cose che possono sembrare per loro controproducenti, eccetera. Qui ci vorrebbe forse un codice deontologico comune, no, per gli uffici stampa. Io adesso non so, noi per esempio abbiamo, c'è stata una legge negli anni, no, fine degli anni 90, no, che ha garantito a tutti quelli che lavorano nel pubblico, che fanno uffici stampa nel pubblico, no, di essere in qualche modo inquadrati, no, come, come lavoro giornalistico. Forse, forse ci vorrebbe anche questo, non so, pure nel campo privato, penso. Volevo sentire un attimo appunto Steven su, queste, su una questione comunque di natura professionale e deontologica che è importante riguardo quella che ponevi riguardo agli uffici stampa. Yes, we have at the Cronkite School where our students are, perhaps 40% of our students actually want to go into, we call it public relations, but basically to work with the public, to work for organizations, whether it's companies or nonprofits or whatever, and be the liaison with the press. As a reporter, I've had some great relations with press people who I know give me honest answers, and I've had other people who've worked in press offices that I know are lying to me, or are, you know, the problem, the difference, in fact, we tell our students, as a journalist, your customer, your audience is your, you know, the people you're working for is the larger audience. When you are going into public relations, the people you're working for is your company. And so in many cases, the company or the boss is the one who will set the tone that the public relations person has to live with. All I can say is if you are working for a company that wants you to lie and to not give out proper information and try to hide things, that will be the reputation you'll have with the reporters you're trying to actually do a good job with. The one of the things I still remember from my Army training, because basically when I was trained in the Army, it was public relations. You know, the Army didn't train you to go out and expose bad things that the Army was doing. It was to write nice stories about the Army. But one thing they did have was maximum disclosure with minimum delay was the idea. They figure if you get it all out soon, then the bad stories start going away. Not that that always happened. There was always a general who would try and hide whatever you were talking about. So the credibility will largely be driven by who you're working for. It may not be your own personal ethics, but it'll be that. C'era poi la domanda per Anne, era quella sulla proprio molto pratica, molto diretta sul sull'accesso all'Academy, e-learning e cose del genere. Se noi italiani possono partecipare e come. So we do have online courses, but at the moment they're only for internal BBC staff. We do quite a lot online. What is open and available externally is our website, which has a lot of learning resources on it. At the moment it's only within the UK, but we're hoping to be able to extend that so that you would be able to get hold of it here. In terms of whether we have courses which we can let other people come on, yes, we have a commercial side to the BBC Academy, and we train broadcasters around the world, in fact, and within the UK. So we train individuals as well who take up spare places on our courses. There's no upper age limit. So if you're in the UK and you can come on a course, that's great. But we do also do bespoke training around the world. And if you're within the BBC, there's no cost to the individual. It's part and parcel of one of the reasons why you might want to work at the BBC. We don't always pay the best salaries, but we train people, and that's one of the reasons people want to work for us. La domanda successiva era il consiglio per i freelance sia a Sergio che a Gerardo. Allora, il consiglio ai freelance è la domanda, secondo me, centrale di tutta questa storia, perché noi stiamo parlando di un giornalismo complesso, evoluto, che si forma, che informa, che racconta, eccetera, in un momento di mercato del lavoro, devo dire internazionalmente, non solo in Italia, anche negli Stati Uniti, dove sono rimasto fino a pochi mesi fa, insomma, è chiaro che non ci sono mercati floridi in questo momento. Quindi, cosa fanno i freelance? Il mio consiglio vero è sempre cercare di provare, cioè sempre cercare di creare un prodotto, uno, e poi cercare di piazzarlo. Noi, per esempio, ad Agora prendiamo prodotti fatti. Sì, prego.
No, scusa, era un'altra domanda. No, era l'altra domanda. Era l'altra domanda. Arriviamo poi al precariato, a come coniugare la qualità con, nella formazione, qualità e precariato. Sui freelance il consiglio è provarci sempre, provarci ogni volta, non deprimersi più di tanto. Noi, per esempio, alcuni prodotti di freelance li abbiamo presi, li abbiamo presi e li abbiamo, credo, anche valorizzati, quindi questa è una cosa che è fattibile e si può fare. Certo, in un mondo dove poi alla fine gli steccati sono sempre più alti, per cui noi, per esempio, per prendere un prodotto esterno dobbiamo applicare una serie di procedure, perché si tratta di prime utilizzazioni in Rai e probabilmente lo stesso fanno al Corriere della Sera, piuttosto complesse, piuttosto complicate. Questo è uno dei grandi problemi, cioè l'accesso poi al mercato è il vero problema anche di questa tavola rotonda, come credo di tutto questo festival del giornalismo. Il mercato che non c'è, il freelance sta fuori, come entra nel mercato? In questo momento io risposte non ne ho, se non quella di provarci in ogni momento e di trovare magari vie che non sono ancora battute. Per esempio, una delle cose che ho scoperto arrivando in Italia qualche mese fa per fare questa trasmissione è che, a proposito di uffici stampa, esistono uffici stampa, a proposito di credibilità da recuperare, esistono uffici stampa di specializzati in politici bipartisan, quindi io ho quello di Fratelli d'Italia, quello di Sell, eccetera, nella stessa scuderia, lavorano un po' come agenti e, per esempio, per una trasmissione come la mia sono fondamentali. Io mi interrogo tutti i giorni con loro su cosa fare, ed è una cosa della quale io sinceramente ignoravo l'esistenza. Cioè c'è a Roma c'è una florida attività di mercato paradossale di signori che trattano, invece che detersivi, politici, con la stessa identica però capacità comunicativa. Quindi io ti vendo il Dixan come ti vendo Maurizio Gasparri piuttosto che non chi vendo adesso, voglio dire, insomma, però funziona così. Vabbè. Serve rispondere sui freelance, appunto. No, sui freelance, guarda, io a parte associarmi al consiglio di Gerardo, però se posso dire una cosa in più, forse è la specializzazione che certe volte può essere vincente, no? Cioè, se tu ti trovi una cosa proprio che sai fare soltanto tu, ma la sai fare bene, è bene così, la sai fare soltanto tu, è chiaro che hai più possibilità di vendere questa cosa, no? Certamente poi ci sono, qui ci sarebbe da fare un discorso sulle barriere che sono state innalzate, no, a difesa di questa casta. No? Nel corso degli anni abbiamo alzato delle barriere sempre più alte, no? Magari spacciandole come la garanzia, no? Perché dice, come la garanzia è quella che tu non vieni sfruttato, quindi non puoi mettere piede in redazione, e quella poi diventa una barriera, quella poi è diventata una barriera che ha fatto in modo che prima erano sfruttati però entravano, dopodiché abbiamo messo la barriera, non entrano più, cioè, o meglio, entrano soltanto i raccomandati, perché poi funziona così, diciamo la verità, no? Detto questo, io ti faccio i miei migliori auguri, perché capisco che è veramente un casino, no? Grosso casino, oggi è un problema enorme, però la specializzazione effettivamente può aiutare, oltre ovviamente alla, come diceva Gerardo, all'ostinazione e alla perseveranza. Ecco, la domanda appunto era quella sul coniugare il precariato con la qualità, cioè qualità e formazione, come possono coniugarsi con un precariato difficile come c'è quello di questi giorni? Io non so, è una domanda molto complessa questa, perché mi viene in mente che con tutte le scuole che abbiamo forse le scuole potrebbero un pochino anche aiutare questo mondo pazzesco che il precariato è diventata una malattia incredibile. Ma l'unica cosa che mi viene in mente è questa, perché oggettivamente, guardate, anche la formazione continua dei giornali, io l'unica formazione che ho ricevuto fino adesso è sulla, l'avevo segnata qui, sulla sicurezza obbligatoria per il posto di lavoro. Ho seguito un corso di 20 ore, no, per capire com'erano le uscite di sicurezza. Tutte le cose. Allora, cioè, la formazione è questa, capisci? Anche per quelli che non sono precari, quindi mi immagino per quelli che sono precari. La verità è che noi siamo proprio all'anno zero da questo punto di vista, no? Ecco, allora viene proprio a proposito l'intervento che voleva fare la collega Chiara Longobifano della GSP, frequentato Perugia, ma è anche
collega di RaiNews e componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Arriva il microfono, Chiara. Quello che voglio dirvi è che grazie a Dio stiamo facendo oggi un esperimento di formazione, dicevamo siamo all'anno zero, io lo sento molto questa cosa, per noi è l'anno uno, nel senso che è dal 2012 che è arrivato l'obbligo formativo, ci abbiamo ragionato tutto il 2013, abbiamo cominciato con un anno di ritardo e ancora siamo in via, siamo in avvio, anche perché siamo 120.000 da formare potenziali, poi ci sono i non attivi. Poi bisognerà capire che cosa succede se non si fa la formazione, che tipo di formazione possono fare i corrispondenti che stanno in Thailandia, che cosa succede se io ho pubblicato un libro nel 2009 e lo ripubblico nel 2014, però quell'altro l'ha pubblicato a dicembre, non è giusto. Insomma, ci sono moltissime questioni. Quello che dico è che vedo che oggi, tutto sommato, è un inizio di formazione, vale qualcosa, è organizzato da un'associazione che crede nella formazione, il suo DNA, e non stiamo giocando a bridge, ci sono altri ordini che giocano a bridge, abbiamo scoperto, sempre grazie al lavoro dei colleghi, abbiamo scoperto che ci sono ordini che considerano formazione una partita di bridge. Noi siamo qui, lo stiamo facendo gratuitamente, ci sono ordini che costano molto di più, noi quantomeno cerchiamo di giustificare il bollino, poi possiamo ragionare sulla riforma dell'ordine, sulla sparizione dell'ordine. Io dico intanto abbiamo un presidio e dico soprattutto non facciamoci sempre del male, cioè cerchiamo sempre di non parlarci male, soprattutto quando poi abbiamo la possibilità di avere un pubblico. Abbiamo cominciato, siamo molto in ritardo, cerchiamo di non prendere gli errori delle altre professioni, cerchiamo di prendere il meglio di quanto hanno fatto gli altri e andiamo avanti. Intanto stiamo garantendo una formazione deontologica gratuita. Questo era un po' il senso del mio intervento, mi spiace poi sentire cose di cui poi ci pentiamo perché comunque abbiamo cominciato. Grazie. Bene, io direi abbiamo finito proprio in orario perfetto, mi sembra che abbiamo avuto un dibattito veramente molto molto interessante, non soltanto per chi vuole fare o è interessato a fare il giornalista, perché queste poi sono questioni che hanno a che fare con la democrazia, con l'essere cittadini. Ringrazio tutti i partecipanti, appuntamento alle prossime occasioni della GSP, anche qui al Festival. Grazie mille.